Buongiorno a tutti. È notizia di un paio di settimane fa che l'esercito svizzero ha imposto agli ufficiali e soldati di non usare app di chat classiche come WhatsApp, Telegram o Signal per le proprie comunicazioni di servizio, imponendo invece l'applicazione svizzera Trema. E molte persone si sono chieste: vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa, che non dobbiamo più usare quelle app che ritenevamo sicure? Vediamolo insieme. Prima di tutto è doveroso fare una distinzione importante tra dati e metadati. I dati sono quelli su quello che effettivamente comunicate, quindi il dato è sapere, non so, che voi avete detto a qualcuno, per esempio, non lo so, che vi incontrate domani al ristorante, quello è un dato. Il metadato invece è quello che contorna il dato, sapere che ad esempio voi avete scritto a Mario Rossi alle ore 18:15, mentre voi eravate a Milano, mentre Mario Rossi era a Bolzano, e sapere che quella che avete scritto era di 15 byte ed è, ad esempio, una cosa che avete messo un minuto a scrivere. Quali sono metadati? Partiamo da WhatsApp. Il principale vantaggio di WhatsApp è che essenzialmente ce l'hanno tutti. Sono davvero in pochi a non avere neanche installato WhatsApp, poi c'è chi lo usa poco, ma chiaramente è una delle app di messaggistica più diffuse. Nell'uso tra due utenti, WhatsApp è sorprendentemente sicura, infatti usa un protocollo crittografico non indifferente, è resistente ad attacchi. Per quanto riguarda i dati, WhatsApp è sorprendentemente sicuro, infatti usa un protocollo di crittografia end-to-end, ossia voi quando inviate un messaggio a qualcuno, questo messaggio lo riceve solo lui. Potete anche verificare che la chiave non abbia subito intercettazioni, quindi che ci sia un uomo nel mezzo, un man in the middle, come si dice, scannerizzando il codice che WhatsApp vi offre. Tuttavia, con WhatsApp avete praticamente la certezza che i vostri metadati vengano venduti. È il loro modello di business, i vostri metadati vengono utilizzati per portare soldi a Meta che li usa poi per pagare l'infrastruttura di WhatsApp e avere un buon dividendo per gli investitori. Questa, tra l'altro, è la ragione per cui voi dovete fare un backup di WhatsApp per salvare le chat. Le chat sono salvate solo sul vostro dispositivo e sul dispositivo di chi le riceve, non c'è nessuno in mezzo. Quindi, se voi non fate una copia di sicurezza ed eliminate le chat, tali chat scompaiono. Tuttavia, WhatsApp ha un difetto non indifferente, non è a codice aperto, ossia voi non potete analizzare il codice della vostra applicazione e del server che la fa girare. Ciò vuol dire che effettivamente potrebbero esserci delle cose losche dietro. È molto difficile che ci siano, vorrebbe dire rovinarsi la reputazione e probabilmente nessuno userebbe più WhatsApp se scoprisse che ha una backdoor. Però il rischio c'è, bisogna tenerlo a mente. Passiamo ora a Telegram. Telegram, anch'essa, ha il beneficio che è un'app molto utilizzata, è molto facile trovare gente ormai che ha Telegram. Ma è difficile da trattare come se fosse un unico blocco, è meglio dividerla in tre. Il primo blocco da analizzare sono le chat segrete, il secondo le chat normali e il terzo i contenuti pubblici, ossia gruppi, canali e sticker. Partiamo dalle chat segrete. Le chat segrete sono simili alle chat di WhatsApp. Esse sono solo sul vostro dispositivo, quando cambiate dispositivo o lo resettate, vengono perse. Tali chat usano anch'esse la crittografia end-to-end, ossia avvengono tra il vostro dispositivo e l'altro dispositivo. Non c'è nessuna intermediazione del server se non nell'avviare questa chat. Nel caso di Telegram è un po' più sicuro di WhatsApp, potremmo dire, perché il codice è liberamente disponibile dell'app client. Voi potete leggere il codice dell'app di Telegram e vedere che non faccia scherzi, essenzialmente, che non depositi la chiave presso un server centralizzato o cose del genere. Il protocollo di Telegram si chiama MTProto, vi lascio dei link in descrizione che spiegano come funziona, è anche molto interessante. Questo sistema è effettivamente sicuro, il modo più semplice di romperlo in realtà è rubare o ottenere il telefono su cui sono presenti le chat, non è facile semplicemente intercettare una chat segreta e rubare quello che c'è dentro. Per di più è bene notare che Telegram non fa uso commerciale di metadati, questo è abbastanza importante rispetto a WhatsApp. Ciò vale anche per le chat normali, però c'è una differenza non da poco. Le chat normali vengono salvate nel cloud di Telegram. Questo cloud è cifrato, ovviamente, ma è la ragione per cui voi, ad esempio, potete cambiare dispositivo e ottenere tutte le vostre chat indietro. È una gran comodità, ma è tra virgolette un rischio. Non c'è la sicurezza di una cifratura piena come può essere quella, ad esempio, di WhatsApp o di Signal o di Trema. E ovviamente è una cosa da valutare. La sicurezza è buona se si ha una buona sicurezza nel non far cadere il dispositivo in mani sbagliate e ci si fida di Telegram, una fiducia che secondo me ormai dopo anni di
di sviluppo onesto e valutando chi l'ha creato, se è effettivamente un dissidente, una fiducia che si può dare a Telegram. Passiamo poi ai contenuti pubblici, ossia canali, chat di gruppo, sticker e cose del genere. Questi contenuti non sono particolarmente anonimi, diciamo. Possono comunque essere eliminati su richiesta dell'autorità. Telegram ha una politica molto liberale in tal senso, potremmo dire. Non consente, ad esempio, reati d'opinione. Se vivete in uno di quei paesi dove insultare il capo di Stato vi fa arrivare la polizia a casa il giorno dopo, come la Turchia o l'Italia, potete star sicuri che Telegram non chiuderà il vostro canale in cui dite che Erdogan non va bene o che non siete soddisfatti dell'operato del Presidente della Repubblica Italiana. Tuttavia, Telegram chiude tranquillamente canali, gruppi ed elimina sticker che sono collegati al terrorismo o che incitano alla violenza. Un esempio l'abbiamo visto di recente con vari gruppi contro le restrizioni Covid. Duro va detto, noi lasciamo esprimere liberamente chi è contrario perché siamo in democrazia e alcune lesioni dei diritti fondamentali dovute a queste restrizioni non ci piacciono, ma non possiamo tollerare che qualcuno inciti alla violenza, ad esempio contro i medici vaccinatori. Ciò comunque è per ricordare che chi pensa che Telegram sia in toto un'app anonima e non intercettabile sbaglia. Telegram è probabilmente tra le app di messaggistica quella che unisce al meglio sicurezza e praticità. La può usare chiunque. Fa un backup automatico di quasi tutte le chat, permette una comunicazione social tramite canali e gruppi, offre un buon livello di privacy e difende dalla gran parte dei reati d'opinione. Nessuno può voler di meglio, probabilmente, se vuole fare una cosa comunque morale, diciamo. Comunque, bene appunto ricordare che non è un'app sicurissima, è un'app moderatamente sicura. Vi lascio alcuni link, ad esempio, sulla crittografia, come già dicevo, su alcuni dubbi che qualcuno ha sul protocollo di Telegram. E adesso passiamo alla prossima app. Signal è notoriamente un'app anonima. Utilizza un protocollo relativamente simile a quello di WhatsApp, ma è completamente open source, sia l'applicazione sia il server. Voi potete verificare essenzialmente quello che succede quando usate questa app. Tra i sostenitori di Signal vi sono ad esempio Edward Snowden e Elon Musk. È un'applicazione notoriamente ritenuta sicura, che garantisce una crittografia end-to-end, quindi nessuno può intercettare quello che scrivete, viene appunto recapitato direttamente all'altro dispositivo senza intermediazione di server, ma soprattutto è ben nota per conservare davvero pochi metadati, essenzialmente il numero di telefono e poche altre informazioni relative alla connessione. Vi lascio in descrizione alcuni link relativi a Signal, spiegazioni del protocollo e anche codici sorgenti, ma adesso passiamo al dunque. Perché l'esercito svizzero ha scelto questa applicazione quasi sconosciuta? Ebbene, la ragione è più banale di quello che sembri. Trema è un'app svizzera. Ciò significa che per l'esercito svizzero è un'applicazione ben più sicura. In effetti, anche le varie applicazioni più anonime come Signal, ma soprattutto WhatsApp, che raccolgono dei metadati, sono tenuti in base a varie leggi statunitensi come il Cloud Act a dare questi dati alle autorità se necessario. Ovviamente la Svizzera non fa parte della NATO e quindi non vede gli Stati Uniti come un vero e proprio alleato e non è ovviamente molto felice se delle informazioni potenzialmente importanti per la propria sicurezza nazionale passano per canali stranieri. E come biasimarli d'altronde? E invece noi utenti comuni senza particolari legami con l'Elvezia o anche svizzeri, ci sono svizzeri italofoni d'altronde, dovremmo usare questa applicazione? Beh, alcuni elementi sono sicuramente interessanti. Il sito stesso fa dei paragoni abbastanza onesti con le altre applicazioni, parlando soprattutto di cose che noi abbiamo già visto, e dice che il principale vantaggio rispetto alle altre applicazioni è che non è necessario avere dei dati identificabili per usare Trema, ma si può usare essenzialmente in modo anonimo, a differenza ad esempio di Signal, che richiede comunque per il login di usare un numero di telefono. Rispetto a Telegram, come già detto, non ha soluzioni cloud, quindi i vostri messaggi sono solo sul vostro telefono, il che ovviamente è un vantaggio o uno svantaggio a seconda di quello che dovete farci. E rispetto a WhatsApp, che è un'applicazione gratuita che guadagna dai vostri metadati, Trema è un'applicazione a pagamento. E ciò vuol dire che la pagate una volta, la usate per sempre e non ha bisogno di usare i vostri dati per fare soldi. Per questa ragione è ritenuta per certi versi la più anonima che ci sia, per quanto ovviamente ha una spesa economica non indifferente rispetto ad esempio a Signal, che è gratis e ha un'utenza relativamente ridotta, a meno che abbiate tanti amici nell'esercito svizzero, in tal caso non c'è problema.
Detto ciò, vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace e a seguire il canale. Se avete deciso, ad esempio, di cambiare applicazione di messaggistica, fatemelo sapere in un commento e buona giornata.